Ascolti, signor Vanni. Sì. Il pubblico ministero deve farle delle domande e poi dopo gli sì. avvocati. Risponda, prego. Sì. Ci sente bene, vero? Sì. Sentite, sì. Benissimo. Prego. Signor Vanni, che sì. lavoro fa lei? O io sono stato a fare delle merende con i pacciani. No, no, scusi un attimo. Oh, allora, non ho... Vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire. Mi fa guardi, piacere. Lei comincia male. Noi sa perché? Lei comincia male perché sembra che venga a recitarci una lezioncina e si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto. Stia assolutamente tranquillo. E qui nessuno la mangia, capito? Solo risponda. Sì. Allora, ricominciamo. Signor Vanni, qual è il suo lavoro? Che lavoro fa? Che lavoro fa? Che professione ha fatto? Sono in pensione, ero portalettere. Dove? Antonio. A Monte Firidolfi. Sì. Senta una cosa, signor Vanni. Lei ha conosciuto Pietro Pacciani? Sì, l'ho conosciuto. Quando e sì. come? Siccome facevi il portalettere lì, ha capito, signor A Monte Firidolfi? A Monte Firidolfi, io l'ho conosciuto così come conosco tutti gli riposti. Certo. Conobbe anche la famiglia? Sì. La moglie, le l'ho figlie? L'ho conosciuto così, sì. E poi del Pacciani siete diventati amici? Sì, a volte siamo andati a fare qualche merenda così, vero, ma o a bere un caffè insieme. Poi io altre cose, signor giudice, non ho fatto. Vediamo un secondo. Capitava spesso di andare a fare queste merende o queste gite il giorno? Insomma, ogni tanto in quando siamo andati a fare. Quel quando in merenda. Quando per lei quando è? Cioè con che frequenza? Come? Lei dice di quando in quando. Cioè sì, lei passava non la sempre. E andavate in macchina, in autobus? No, in macchina si andava. Lei ha una macchina? No, ce l'aveva lui. Guidava lui? Guidava lui. Non mi ha mandato. Lei non ha mai mandato la macchina. E che macchina aveva, lo ricordo? Ma una 500 allora, so. Di che colore? Di che colore? Chiara. Lei è mai stato con Pacciani su auto diverse dalla 500? Boh. Una Ford Fiesta, la ricorda? Sì, sì, ma l'aveva dopo. Lei è mai stato su quella macchina, con Pacciani? Sono stato una volta. Una volta solo? Una volta, mi pare. Qualche volta si univano amici diversi o andavate solo voi due? Noi due siamo andati. Si trovava. Vi trovava? In paese. Sì. In paese. A casa sua? No, anche lì alla cantinetta. Dove vi trovavate a bere? Sì. Il pomeriggio, la sera? A volte anche la sera? La sera, sì. La mattina no. Pomeriggio o anche la sera, pomeriggio tardi o la sera dopo cena? No, di giorno. Sempre dopo di giorno, non la mattina e il pomeriggio. Dopo desinare così a fare una merenda, poi io altre cose non... Lei ha mai posseduto un vibromassaggiatore? Io sì, l'ho avuto. Sa se ne aveva uno anche Pacciani? Boh. Lei lo ha mai acquistato per Pacciani? Ma io non l'ho mai acquistato per Pacciani. Allora lei l'ha mai avuto di suo lui. Ricorda di aver mai acquistato un fallo di gomma per Pacciani? Lei? Boh, no. Io le contesto che lei ha detto, è vero che io avevo un fallo in gomma, così l'ha chiamato, che avevo ordinato su una rivista pornografica. Voglio precisare che di falli di gomma ne ho richiesti due, in tempi diversi. Uno di questi l'ho dato a Pacciani. Io non l'ho dato a Pacciani, io l'avevo per conto mio. Allora come mai alla polizia ha dichiarato questo? Cioè è così preciso, dice addirittura all'edicola di San Casciano, ne ho chiesti, voglio precisare, ne ho chiesti due in due tempi, in tempi diversi, e uno di questi l'ho dato a Pacciani. Io non me lo ricordo, per me sì ce l'avevo. E cosa ne faceva, a cosa le serviva? Eh? A cosa le serviva? Mi serviva, che volta andavo da qualche donna, siccome avevo la moglie malata, se da lo figliare gliene dai, se no ti do nulla.
È mai venuto il Pacciani con lei, come dice, da qualche donna? No, io insieme alle donne con Pacciani non sono mai stato, lo può dire. Ce l'ha mai accompagnato? Eh? Ce l'ha mai... Pacciani ha mai accompagnato lei? Non mi ha mai accompagnato. Lo vediamo fra un po', andiamo in ordine. È mai stato a caccia? Io mai, né a caccia. Ha mai visto una doppietta? A pesca io. Vabbè, lei andava, ce l'ha già spiegato. Io le vado ad andare a fare qualche merenda. O sì, abbiamo già capito, oggi, signor Vanni. Qualche bicchiere, via, insomma, sì, questo lo possiamo dire. Merenda e bicchieri, qualche volta c'era quell'oggetto, faceva comodo. Senta una cosa, io invece volevo parlare di fucili in casa di Pacciani. Lei ne ha già parlato. Ha detto silenzio. Qualche volta l'avrò visto. Ora vorrei sapere da lei se ricorda che fucile era. No, io me lo rammento. Senta, signor Vanni. Lei conosce Sperduto Maria? Come? Conosce Sperduto Maria Malatesta? L'ho visto qualche volta io. È mai stato a casa di questa signora? Sono stato, si faceva il portalettere. Qualche teste e la signora in questione ci ha detto che facevate anche qualche altra cosa. Sì, però io sono andato da me, Oh, allora lo dica, non c'è problema. Lei è andato da solo da questa signora e aveva una relazione con questa signora? Ragazzi, qualche incontro? Ci sono stato una volta o due, poi. È sicuro di non esserci mai andato col Pacciani? Non ci sono mai andato col Pacciani. In che epoca andava da questa donna? A portare la posta? No, a fare le altre cose, signora. A portare il resto, insomma. E andavo là nel 70, 72, un miramento preciso. La signora Malatesta le ha mai detto che da lei andava anche il Pacciani? No, a me non me l'ha mai detto. Mai detto a lei. Il Pacciani le ha mai detto che anche lui andava dalla Malatesta? L'ha detto qualche volta. Oh, ha visto, vede come pian pianino lei fra una merenda e l'altra come riesce a ricordarsi tante cose. Quando ha saputo che Pacciani è stato, se l'ha saputo, incarcerato per l'episodio delle figlie? L'ho saputo dai giornali. Lei prima non sapeva niente? No, nessuna delle figlie o carità. La moglie si era mai lamentata con lei? Per carità. Lui aveva mai detto a lei di che rapporti aveva con le figlie? No, ma ha detto nulla. Senta una cosa, dopo che Pacciani era in carcere per l'episodio delle figlie, lei è mai stato a casa della moglie di Pacciani? No, mai. Non sono mai stato. Mai. No.